Ciao ragazzi, allora per prima cosa voglio scusarmi perché questo video sarà lunghissimo, però ci tenevo a spiegarvi bene tutti i passaggi per realizzare, come potete leggere dal titolo, questo tutorial. L'ho intitolato Look Tutorial Colazione da Tiffany perché riprende moltissimo il look di Audrey. Infatti, quando l'ho realizzato su di me l'altra sera, vi ho postato anche la foto su Facebook e Instagram. Gli amici mi hanno chiamato così. Audrey, Tiffany, insomma, ha riscosso successo e volevo, insomma, farlo anche per voi, se vi può interessare come look. È questo look molto semplice su tutta la palpebra, però porta questa bella riga di eyeliner. Allora, non voglio perdermi in chiacchiere, vi faccio vedere solo i prodotti che ho utilizzato per la base, perché gli altri prodotti ve li ho fatti vedere nel tutorial. Allora, come base ho mischiato una crema idratante, questa qui dell'Arbal mattificante, della Pura Activa, che vi ho fatto vedere già nel video scorso, con il photo finish di Catrice nella colorazione Deep Bronze, che è il fondotinta, insomma, più scuro che tengo, che va bene, insomma, per l'estate. Comunque ho preso un po' di colore perché sono andata a mare. E le sopracciglia ho rifatte con il kit della Wet n Wild, con la cera e l'ombrettino. Le ho definite con il correttore. Sto utilizzando davvero tantissimo questo Pro Base di Mua, mi ci trovo abbastanza bene, mi ci trovo bene e sono molto coprenti come correttori. L'unica pecca è che vanno presi davvero in minime parti, perché scusate ragazzi, sto sudando comunque non so che, ma fa caldissimo. Infatti nel video a un certo punto sclero, mi impappino da sola, perdonatemi. E insomma, mi ci trovo bene, vanno applicati in piccole parti perché tende ad entrare nelle pieghette. Quindi utilizzate un primer, però con questo caldo non ve lo consiglio, oppure andate a picchiettare una piccola parte di prodotto piano piano, perché sennò vi va tutto nelle pieghette. Io così ho fatto e finora non ho avuto problemi. Poi ho tamponato tutto con una cipria, questa qui trasparente, questa è la Physian Formula. Però potete utilizzare qualsiasi tipo di cipria trasparente, sia della Essence, Elf, quello che volete. E non vi ho detto nel video il nome di questo rossetto, che è il Revlon Super Lustrous Lipstick, il numero 810 Pink Sizzle. Comunque, se non metto a fuoco il nome, è l'810 di Revlon ed è questo che ho sulle labbra. E niente ragazze, se vi può interessare il look ai capelli, cioè, ho utilizzato questi aggeggi che vendono i cinesi. Praticamente voi vi fate una coda di cavallo alta, andate a infilare questo aggeggio che si allarga e arrotolate, insomma, i capelli in questo modo e vi esce tipo l'acconciatura di Audrey nel film Colazione da Tiffany. Non mi è uscita benissimo, però era per farvi vedere, insomma, il look. Ho messo anche questa magliettina che in realtà è un vestitino che, insomma, vi ho fatto vedere su Instagram nell'outfit. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio, se vi serve qualcosa me lo lasciate scritto giù nei commenti. Scusate se vado di fretta, ma se no il video è lunghissimo. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao ragazze! Ciao ragazzi, allora per prima cosa iniziamo con una base, io utilizzo le Love Stage di Essence e la mettiamo su tutta la palpebra. Aspetta, ma stiamo un attimo meglio e la andiamo a stendere bene. Ecco qua, adesso prendo questo ombrettino della Clea Beauty nella colorazione rosa, lo 021. Comunque, eccolo qua. E lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Adoro questo ombretto perché, come potete vedere, dà un effetto tipo cipriato sulla palpebra, è davvero molto bello e ci faccio più passate. Adesso,
vado a prendere dalla palettina di Paola P, che ho decottato e ho messo nella palettina di Sephora, questo marrone scuro, e lo vado a mettere nella piega dell'occhio, secondo che trovo il pennello. Come sapete la mia stanza è minuscola, quindi tengo tutto buttato sul letto, e lo vado a mettere insomma nella piega dell'occhio. Poi vado a prendere questo ombrettino della Beau Cosmetics, che è una marca di ombretti minerali francese, ed è bellissimo, è praticamente un marrone mattone, molto molto bello, lo sto utilizzando tantissimo ed è super scrivente, ne basta davvero pochissimo. E lo vado a mettere sempre nella piega dell'occhio sfumandolo con il marrone. Sono davvero molto molto validi questi ombrettini qua. Sfumo anche con movimenti circolari per uniformare bene i due colori. Ecco qua. E adesso, per concludere questo trucco, che è molto semplice, l'unica difficoltà magari è la linea d'eyeliner e l'applicazione delle ciglia finte, quindi perdonatemi se ci metterò 3 ore, però ve lo volevo spiegare bene, e dato che non sono capace di montare video, ve lo faccio, insomma, ve lo dico a voce, lo faccio insieme a voi. E prendo l'ombrettino sempre della Xia Beauty, lo 031, il giallo, che è un dorato, si può dire, e vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare, sfumandola anche un po' con il marrone. E illumino anche vicino al condotto lacrimale. Lo sfumo verso l'interno. In questo modo. Adesso, come primo passaggio, per creare questa linea di eyeliner abbastanza pronunciata, vado a prendere un eyeliner in gel. Io utilizzo in questo caso questo eyeliner qui di MAC, il Black Track. Con un pennellino angolato vado a prelevare una minima parte, proprio piccola piccola piccola, di eyeliner, che se no esce fuori un qualcosa di assurdo. Vado anche insomma a tamponare il pennello vicino al bordo dell'eyeliner e parto facendo una linea dalla fine dell'occhio, come potete vedere, e la porto verso sopra, così. Non so se riuscite a vedere perché io non capisco. Allora, forse così riuscite? Sì. Poi vado a prendere un altro po' di eyeliner, sempre eyeliner in gel, lo tampono insomma vicino al bordo del packaging e vado a tirare l'occhio e vado insomma a creare una V. E lo porto verso la palpebra mobile, come potete vedere. Non vi preoccupate se viene tipo imprecisa così, perché tanto dopo l'andremo a riempire con l'eyeliner. Adesso vado a riempire la nostra V e porto, come potete vedere, anche, lo porto anche verso il condotto lacrimale. Vado a tirare proprio una linea. Adesso prendo un altro po' di eyeliner e vado ad aggiustare, vedete, le linee. Cerco di farle più dritte possibili e uguali, insomma, uguali all'altro occhio. In questo modo. Adesso, sempre con una minima quantità di eyeliner, andiamo ad apportarlo fino al condotto lacrimale, ricreando una linea fine. In questo modo. Adesso andiamo a ispessire anche davanti.
Vado a allungare la parte finale. Questo modo. Adesso vado a prendere un eyeliner liquido per dare quell'effetto lucido come insomma l'eyeliner che il trucco occhi che si portava insomma anni fa. Non so come spiegare. Tipo il trucco colazione da Tiffany proprio. Questo eyeliner bello pronunciato. Dove ho messo l'eyeliner liquido vado ad utilizzare questo qui della Splash Cosmetics. Lo scuoto un pochettino e qua bisogna fare molta molta attenzione. Allora. Spero che riuscite a vedere, ragazzi. Io mi ce la sto mettendo tutta per farvi vedere come fare la linea. Ecco fatto. Come potete vedere, anche dalla webcam che non si vede mai niente, crea questo effetto lucido all'occhio che a me piace tantissimo. Ovviamente è uno step facoltativo perché se a voi non piace, non ce lo passate su, insomma. Poi facciamo asciugare un pochettino il sopra, nel frattempo vado a mettere una matita bianca all'interno della rima. Sperando che non mi sporca la lentina come sempre. E utilizzo sempre la matita della Catrice, la Funky Eye, la 030. E vado a sporcare le ciglia inferiori. Ecco qui. Adesso. Speriamo che Dio mi assiste. Andiamo ad applicare le ciglia finte. Cosa ho fatto? Ho utilizzato queste qui della Bazaar che potete trovare anche dai cinesi. Io le ho comprate o nei negozi quelli lì di detersivi, pure da me si trovano lì. Ragazze, scusate. Allora, fa caldo, non so se potete notare il mio stato. Comunque, quello che volevo dire, praticamente queste ciglia finte qui le potete trovare o dai cinesi oppure nei negozi di detersivi, o almeno le trovo lì. E sono della Bazaar, le fa di vari tipi. Queste qui sono quelle, come potete vedere, belle folte. Le ho utilizzate su tutto l'occhio e non mi piace l'effetto, quindi ho deciso di tagliarle a metà ed applicarle solo a metà occhio. E questa qui è la ciglia finta tagliata. E andiamo a metterci la colla sopra. Utilizzo questa qui che ho trovato nelle ciglia finte di Katy Perry, che è ottima davvero. Poi prendo una pinzetta per sopracciglia, questa qui, quella, io ho questa della Model, insomma, potete prendere quello che volete e andiamo un pochettino a muovere, insomma, per far attaccare un po' bene la colla perché non è presa rapida, tipo la duo, ci vuole un bel po' per farla aderire. Per evitare che mi combini un linguacchio, la muovo un po' e la vado ad mettere a metà. Lasciamo asciugare, è andata bene, pensavo peggio. Poi vado dopo, faccio asciugare, dopo vado a coprire la linea bianca della colla con l'eyeliner liquido. Adesso passiamo al blush. Utilizzo questo qui della Catrice, che è molto resistente ed è tipo gel, quindi è anche piacevole con questo caldo passarti questo blush, che è bello, bello fresco, sorrido, e lo vado a picchiettare in questo modo. Come potete vedere, dà un effetto molto naturale sulle guance. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, sorrido. Fa anche questo effetto lucido bellissimo. È un blush di medicina limitata ed è la Colibri, però potete utilizzare qualsiasi eyeliner in gel che avete o in crema. Adesso vado a passare un attimo sopra questa linea qui, sopra c'è finta un po' di eyeliner per coprire la colla. Ecco qua. Faccio asciugare per evitare linguacchi. E
continuo a mettere, vado a mettere il rossetto ed utilizzo questo qui della Revlon che ho trovato nella Sugar Box in edizione limitata per la festa della mamma. Ed è molto molto bello come colore, come potete vedere è un corallo, e dà un effetto glossy sulle labbra, però allo stesso tempo dura tantissimo. E vado insomma a mettere questo rossetto qui, che rossetto barra lucida labbra, perché non ha la coprenza insomma di un rossetto. Vado a mettere il mascara. Fatto, il look è finito, io spero che vi piace, scusate se il video è troppo lungo, niente ragazze, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao!